stato un po' troppo lanciato, scusate. Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Siamo tornati da Marco Aurelio Fontana per fare un video sui consigli tecnici. Consigli tecnici, ce l'ho. Siamo tranquilli, però. Allora, l'ultima volta ti ho visto fare un percorso da MTB per, diciamo, beginner un po' avanzati. Adesso qualche cosa di intermedio posso portare intermedio, a fare. Io volevo fare ancora le cose base, cioè non ho... Sei sceso dalle cose base. Però se aggiustiamo due o tre cose, secondo me puoi passare a livello... Qualche piccolo saltino, qualche... Sì, sì, due facciamo... Gradini. Due gradini mi sta bene, facciamo due gradini, così vedo la posizione, come ti muovi sul brutto, noi si dice sul brutto. Vabbè. E poi andiamo a fare un drop, un piccolo salto. Un drop. Droppino. Vabbè, sì. Iniziamo, dai. Iniziamo la puntata. Qua è il primo settore? Qua c'è il primo settore, la gradinata. Che sembra una cosa da beginner, in realtà non la è. No, nessuno ha mai detto che è una cosa da beginner. Cioè... Qui ci sono diversi step di gradini, quindi tu fai un passaggio, poi diventa piatto, poi c'è ancora la gradinata, eccetera, eccetera. Là in fondo, tra l'altro, c'è anche una semicurva, quindi bisogna avere un minimo di idea della traiettoria. E soprattutto sui gradini ti vedo concretamente in quello che veramente tu fai. Quanti sono questi gradini? Sono 5, 6, 7. Però non è importante quanti. Adesso voglio vedere una run, cioè ti voglio vedere passare per capire più o meno cosa fai, anche se più o meno ho un'idea. E poi andiamo a analizzare gli errori e cosa fare per migliorare, quindi come a tutti gli effetti affrontare un esercizio tecnico come la gradinata in maniera corretta. Va bene. Dai, fammi un passaggio, un passaggio. Ah, un passaggio, sì. Un po' rigido la nazionale, ma perché? Perché praticamente questo telescopico lo usi in maniera sbagliata, perché tu hai la sella bassa e poi dopo arretri e vai con le chiappe sulla ruota dietro. Okay. Quindi dobbiamo un po' imparare a usare questa cosa qua. Adesso mi metto in sella e ti faccio vedere prima la posizione. È andato così giù a secco, cioè tra l'altro... Stai bene col sole, che bello. Grazie. Il punto è, bisognerebbe partire da una cosa che è la posizione in sella e poi arriviamo a dirti quello che ho da dirti. Lo stradista non è troppo avvezzo all'uso del reggisella telescopico, correggimi se sbaglio. È vero? E cosa succede con la sella in mezzo alle gambe? Succede che tu hai una cosa che ti impedisce un po' di abbassare il tuo baricentro e tendi ad andare indietro, giusto? Arretrare. Questo va bene anche. Parecchio, tanto va bene quando sei su situazioni molto difficili e molto ripide, ma se puoi abbassarla la sella, il tuo baricentro si abbasserà anche semplicemente abbassandoti con il tuo di corpo. Quindi tieni bene le mani sul manubrio, lo tieni bene saldo, ti abbassi leggermente ma stai centrale, leggermente arretrato, senza bisogno di fare come fai tu andando troppo indietro, perché non è un tratto troppo ripido. Affrontando invece, andando appunto sulla gradinata, che passaggio tecnico è? È un po' simile, passami il termine, a Rocky Garden, cioè a quelle situazioni di rocce artificiali che mettono all'interno delle piste adesso. Cioè hai tanti colpi duri, uno dietro l'altro. Questa anche dei piccoli step in successione. E quindi devi copiare il passaggio dei gradini, quindi devi essere abbastanza morbido con le braccia e con le gambe, sempre tenendo saldo il manubrio. E copiare con le gambe e con le braccia, perché fammi ovviamente... vedere che capisco meglio quella dimostrazione. Va bene, allora. La teoria c'è. Allora, Maranga, dita sui freni, posizione centrale, si arretra leggermente, non c'è bisogno di andare troppo indietro. E quindi vai a copiare con le braccia e con le gambe. Piano! Questo è come non fare una gradinata. L'opposto di quello che fai tu è stare troppo centrale, troppo in avanti, quindi non vai all'indietro, la bici si carica e si rischia di andare a impuntarsi, no? Vedi come se anche stai su con le gambe ma stai troppo sul manubrio, non riesci a girare perché la bici tende ad impuntarsi e fai la gradinata male, che è una situazione pericolosa perché quella che fai tu evita di cappottarsi e quindi in realtà sei la parte del sicuro che va bene.
però perdi il controllo dell'anteriore perché sei troppo all'indietro quando vedi il problema. Se mentre questa, troppo l'anteriore. Mentre questa invece... Fammela una cattiva, che non farò mai. Ok. Fammi gasare un po'. Ok. Oh, mamma, oh. Così non vengo giù, te lo dico subito, lo riprovo, ma così scordo perché so dove vado a finire. Vai, man, mi raccomando, senza arretrare troppo. Bravo, bravo. Vedi? Bravo. Così ci siamo. Così ci siamo. Ehi, hey, Stefano. Due lezioni ci siamo. Ready for next step? Ok. Già, passiamo già dagli scalini alle rampe adesso, da rampe da downhill. Questo è un piccolo drop che ha leggermente... Il droppino. Ha un piccolo kick, significa che vedi, tira leggermente verso l'alto. Mm. Questo è già un passaggio che tu potresti trovare a un livello medio, quindi da beginner che fai il tuo giro per i sentieri facili facili, vai a fare un sentiero un pochettino più avanzato e può capitare di trovarti un salto, un drop, una passerella di legno. Vabbè. Però a tutti gli effetti non è difficile, ma se fatto in maniera sbagliata rischi di farti male, perché se io porto avanti la bici in questo momento, sì, se la vedi che scende, la mia movimento centrale è molto diciamo alto, che più paura hai, peggio è. Esatto, sei già col movimento centrale che tocca la pedana, significa che rischi con una bici da cross country, con una bici più aggressiva, di toccare e capottarti, oppure stare troppo in avanti e rischiare il capottamento. Quindi bisogna fare le cose giuste. Vale la regola degli scalini comunque come posizione? La posizione sì, quello che bisogna stare attenti, un po' come negli scalini, è di non arretrare troppo. Vedi, l'ho frattato a velocità media, anche forse leggermente bassa. Infatti cosa è successo? Ho copiato un po' il ponticello di legno, poi è sceso prima la ruota anteriore e poi quella posteriore. Va bene, nel momento in cui tu atterri in discesa, se arriva davanti prima la ruota anteriore appunto, poi dopo, lasciando i freni, ovviamente la bici scorre, tocca anche quella dietro e va. Io questo ne faccio uno, poi... Morbido. Bravo! Bravo Maranga! Bravo! Sono bravo, bravo! Hai dato una botta d'adrenalina! Dico, anche con un certo piglio. Bravo, bravo! Quando l'abbiamo visto ho detto aia, aia. Ah davvero? Invece, no, bravo, bravo! Soprattutto male. L'approccio era corretto, non hai fatto... Perché cosa succede spesso? Che chi arriva, entra sulla rampa, ha paura, arretra, pinza e poi ti fai sempre male. Tutto sommato era difficile? No. No, diciamo che anche la bici ti permette di sbagliare anche magari qualcosina e ti aiuta molto nell'atterraggio, però tutto un po' di strizza. Adesso ti faccio un passaggio a canna. Fammelo uno fatto cattivo. No, è già sufficiente farlo come l'ho fatto io, Non chiedermi di più. Alan, abbiamo fatto dei passaggi tecnici, adesso andiamo su un tratto di sentiero che fa parte di una sentieristica tutto sommato normale, ma ha un piccolo settore avanzato come questo. Perché? Perché volendo in realtà il beginner passa anche dritto per dritto, fa la curva piano piano e gira. Però la traiettoria corretta sarebbe andare ad allargare dove c'è quella radice, passi come largo, c'è quel radicione là grosso. Esatto, atterri lì e poi fai una bella curva. Perché? Perché questo ti permette di affrontare l'ostacolo con maggiore velocità e quindi con maggiore divertimento. La situazione tipo quella di prima, cioè stai centrale leggermente arretrato, in questa situazione soprattutto dove è ripido puoi anche permetterti di arretrare leggermente di più, però sempre ricordandoti di avere il reggiseno telescopico, quindi non serve andare con le chiappe sulla gomma posteriore, vale, ma basta sempre stare leggermente arretrato. Bene. Ti faccio un giro di prova? Vai, fammi vedere. Allora, hai visto? Sì. Velocità e linea. Sì. È molto importante soprattutto perché qui a basso non c'è una sponda, quindi se tu fai la linea che avresti fatto in una situazione normale senza che io ti dicessi nulla,
saresti arrivato dritto tutto a sinistra e sì. dovevi curvare sul nulla. Sì. Mentre noi andiamo a crearci la sponda là, la spondina, quindi sulla radice, mi raccomando, bello alto, perché se poi stai mezza lama rischi di scivolare, e con quella sponda fai questa curva. Però Alan, deciso e bello cattivo, perché se anticipi e vai più piano ci metti il doppio del tempo e magari scivoli anche. Scivolo, va bene, dai. Proviamo. No. Cattivo. Dai uomo! Posizione c'è, il sole dietro c'è. Rallenta un po', vai a ricercarla, funghi, questo si chiamano funghi. Quando vai per... Ho preso la radice. Mushroom, pizza esatto. with mushroom. Sì, buono. Ma bravo. Ah! Lo sapevo, dritto. È andato. Diciamo che se la curva era Ho allargato troppo. No, però ci sta, perché ovviamente stando molto sui freni qui non rende, ma si attacca molto il fango, vedi che le ruote piene. Sì. Quindi quando sei andato a curvare sei andato dritto. Cioè, però guarda, prima mi è scivolato. Portati a casa questo, tieni. Questo come ricordo. Bravo. Grazie mille per le lezioni. Ragazzi, la radice speciale, vai Marco Rio Fontana.